Il quinto passo della Divina Volontà nella regina del cielo è il trionfo della prova. Quinto giorno, quinta meditazione. O sovrana celeste, vedo che mi tendi le braccia per prendermi sulle tue ginocchia materne, ed io corro, anzi volo, per godermi i casti amplessi, celesti sorrisi della mia mamma celeste. Mamma santa, il tuo aspetto oggi di trionfatrice e di aria di trionfo, vuoi narrarmi il trionfo della tua prova? Ah sì, ben volentieri ti ascolterò e ti prego di darmi grazia che sappia trionfare nelle prove che il Signore disporrà di me. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato da figlioli. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna mi darà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Figlia mia carissima, ho come sospiro di confidare i segreti miei alla figlia mia, segreti che mi daranno tanta gloria e che glorificheranno quel fiat divino che fu causa primaria del mio immacolato concepimento, della mia santità, sovranità e maternità. Tutto al fiat io debbo. Io non conosco altro. Tutte le mie sublimi prerogative con cui la Santa Chiesa tanto mi onora non sono altro che gli effetti di quella divina volontà che mi dominava, regnava e viveva in me. Perciò sospiro tanto che si conosca chi è colei che produceva in me tanti privilegi ed effetti mirabili da far stupire cielo e terra. Ora ascoltami, figlia cara. Come l'ente supremo mi domandò il mio volere umano, compresi il grave male che può fare la volontà umana nella creatura, come essa metta tutto in pericolo, anche le opere più belle del suo creatore. La creatura, col suo volere umano, è tutta oscillazione. È debole, incostante, disordinata. E questo perché il Dio nel crearla l'aveva creata unita come in natura con la sua volontà divina, in modo che essa doveva essere la forza, il moto primo, il sostegno, il cibo, la vita dell'umana volontà. Sicché con non dar vita alla volontà divina nella nostra, si respingono i beni ricevuti da Dio nella creazione e i diritti ricevuti in natura nell'atto che fummo creati. Oh, come compresi bene l'offesa grave che si fa a Dio e i mali che piovono sulla creatura. Ebbi tale orrore e paura di fare la mia volontà che giustamente temevo, perché Adamo fu creato da Dio innocente, eppure col fare la sua volontà in quanti mali non piombò lui e tutte le generazioni. Perciò io, la mamma tua, presa da terrore e più dall'amore verso il mio creatore, giurai di non fare mai la mia volontà. E per essere più sicura ed attestare maggiormente il mio sacrificio a colui che tanti mali mi aveva dato,
di grazie e privilegi, presi questa mia volontà umana e la legai ai piedi del trono divino, in omaggio continuo di amore e di sacrificio, giurando di non servirmi mai, anche per un istante solo della mia vita, della mia volontà, ma sempre di quella di Dio. Figlia mia, forse a te non parrà grande il sacrificio mio di vivere senza la mia volontà. Ed io ti dico che non c'è sacrificio simile al mio. Anzi, si possono chiamare ombre tutti gli altri sacrifici di tutta la storia del mondo. Paragonato al mio, sacrificarsi un giorno, ora sì ed ora no, è facile. Ma sacrificarsi in ogni istante, in ogni atto, nello stesso bene che si vuole fare per tutta la vita, senza dar mai vita alla volontà propria, è il sacrificio dei sacrifici. È l'attestato più grande che può offrirsi, è l'amore più puro, trafilato dalla stessa volontà divina, che può offrirsi al nostro creatore. È tanto grande questo sacrificio che Dio non può chiedere di più alla creatura, né essa può trovare come può sacrificarsi di più per il suo creatore. Ora, figlia mia carissima, come feci dono della mia volontà al mio creatore, io mi sentii trionfante nella prova voluta da me, e il Dio si sentì trionfante nella mia volontà umana. Il Dio aspettava la mia prova, cioè un'anima che vivesse senza volontà, per aggiustare le partite del genere umano e per atteggiarsi a clemenza e misericordia. Perciò ti attendo di nuovo, per narrarti la storia di ciò che fece la Divina Volontà dopo il trionfo della prova. Ed ora una parolina a te, figlia mia. Se tu sapessi come sospiro di vederti vivere senza la tua volontà. Tu sai che ti sono madre e la mamma vuol vedere felice la figlia sua. Ma come puoi essere felice se non ti decidi a vivere senza volontà come visse la mamma tua? Se ciò farai, tutto ti darò. Mi metterò a tua disposizione. Sarò tutta della figlia mia, purché abbia il bene, il contento, la felicità di avere una figlia che viva tutta di volontà divina. Bene, questo è il testo, come sempre grande è un certo imbarazzo nel commentare queste parole, perché tra l'altro, se ci si crede, queste sono le ipsissima verba di Maria Santissima, e ogni volta che le leggo, mano a mano che leggo, mi rendo conto che un commento adeguato a queste pagine richiederebbe, non so, una settimana di esercizi spirituali forse, se non di più, quindi il breve lasso di tempo di una meditazione, ecco, veramente impoverisce un po' quello che abbiamo ascoltato. Riprendo come sempre alcuni stralci, poi abbiamo il testo e la possibilità di ritornarci. Questo è il quinto capitolo, il quinto giorno della Vergine Maria Benedetta di una volontà che è facilmente reperibile, e quindi ci si può tornare. Alcune suggestioni. La Madonna esordisce dicendo, poco dopo l'incipit del suo discorso, tutto al fiat io debbo. E poi dice un'altra cosa importante: io non conosco altro. Come poi spiega più avanti, non vivere neanche un istante di volontà propria, cioè la nostra mente molto limitata si perde grazie a questo. Forse non riesce a farsi una rappresentazione adeguata. La Madonna ha spiegato, dice, guarda che non esiste
sacrificio più grande che si possa offrire a Dio, né Dio potrebbe chiedere di più. Ecco perché la Madonna è assolutamente inarrivabile, irraggiungibile sotto tutti i punti di vista, perché nessuno può arrivare a questa perfezione, soprattutto nessuno può farlo dal primo istante del concepimento come lei, fino all'ultimo istante, fino all'ultimo respiro della vita terrena. Nessuno, nessuno, neanche Luisa, neanche lontanamente si avvicina a Maria Santissima, anche se il suo compito è stato un grande e straordinario. Sono stupendi passaggi in cui fanno far venire i brividi, insomma, Gesù paragona la Vergine Maria come colei che a livello personale è stata la Vergine tramite dell'opera della redenzione, quindi una Vergine a beneficio di tutta l'umanità per quanto riguarda la redenzione, e poi Luisa, una Vergine a beneficio di tutta l'umanità per poter entrare nel regno della Divina Volontà, insomma. E quando ho letto questi passaggi, insomma, sono rimasto abbastanza scosso, ecco, perché le opere di Dio sono veramente grandi e tanto misteriose. Ecco, noi non possiamo arrivare a questo apice, però dobbiamo scegliere cosa vogliamo fare da oggi in poi, questo possiamo farlo. La Madonna dice: non conosco altro che il Fiat. Quindi, per chi un pochino, per grazia penso dello Spirito Santo, comprende qualcosa di quello che è questo dono, è evidente che questo dono diventa in qualche modo omnicomprensivo e totalizzante. Cioè, quando si scopre la Divina Volontà e si comprende cos'è la Divina Volontà e ci si rende conto di quello che è la posta in gioco, di quello che comporta questa vita, che non è, come dire, un gioco da ragazzi. Noi sappiamo che Gesù usa delle espressioni negli scritti, dice per la creatura basta volerlo e si entra nel regno della Divina Volontà. Certo, è vero, nel senso che senza una risoluzione ferma e determinata non è possibile, come in tutte le cose che riguardano la Divina Grazia, neanche accostarsi a questo regno. Però poi viverci, abitarci dentro, è operazione complessa, quindi che riguarda tutta una serie di elementi della nostra vita che vanno singolarmente curati giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, istante per istante, cioè fin nei minimi particolari. Questo chiaramente è un cammino, almeno non so, per quanto riguarda la percezione che noi ho, a meno che non ci sia un'operazione completamente soprannaturale, divina, di dono infuso, è graduale e richiede un'attenzione, una costanza, una perseveranza e anche un'adeguata formazione, cioè bisogna capire bene cosa vuol dire vivere del Fiat Supremo, perché è una serie complessa di atti, di scelte, di operazioni che riguardano anche i più piccoli dettagli della nostra vita quotidiana, cioè anche veramente l'istante e l'attimo. Quindi è tutta quanto una vita divina, d'accordo? Perché il volere divino è cosa di Dio, non è cosa dell'uomo, e Dio vede, guarda le cose in maniera trascendente rispetto alla nostra visione umana. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quindi c'è questa grande, come dire, operazione, ecco perché è grande la Madonna, di espropriazione di sé, dei propri modi di vedere, di sentire, di pensare, corto, che non è un'operazione da nulla. Cioè la morte della volontà umana in quanto espressione della volontà propria, perché poi certamente la volontà umana, che è un dono di Dio, vive e sussiste in quanto persa e unita e fusa con la volontà divina, è operazione complessa. E però la Madonna aggiunge: tutte le mie sublime prerogative. Quali sono le sublime prerogative? Immacolata Concezione, la maternità divina, la virginità perpetua, l'assunzione, la prossima, speriamo, imminente dichiarazione che la corredentrice, la mediatrice, l'avvocata,
e tutti quanti i suoi privilegi, tutti gli attributi, litania, l'auretana, la tutta santa, la piena di grazia, tutto quello che vogliamo, qualunque perfezione che si possa dire e predicare della Madonna, è tutto effetto della volontà divina e la dice che vi dominava, regnava e viveva in me. E cosa desidera la Madonna dai suoi devoti? Che per quanto possibile vivano come ha vissuto lei, allo stesso ed identico modo. Conclude la meditazione dicendo: come sospiro di vederti vivere senza la tua volontà. Una madre vuole la felicità del figlio, ma non si può essere felici senza vivere di volontà solo divina. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, come sempre, molto molto semplice. Le meditazioni sono fruttuose quando vengono interiorizzate e metabolizzate. I maestri di spirito antico dicevano ruminate, digerite. Allora, noi conosciamo tutti quanti, abbiamo fatto a scuola, le proporzioni. X sta ad Y come alfa sta a omega, ricordate, no? Allora, quanto è il tasso di felicità della mia vita? Tanto quanto sono unito alla volontà di Dio. Punto e basta. Quanto è il tasso di infelicità con tutte le male passioni, disposizioni, sentimenti, stati d'animo che produce c'era la mia vita? Tanto quanto sono lontano dalla volontà divina. Punto e basta. Non ci sono altre diagnosi, altre cose. Il resto, anche tutto quello che studiano le scienze umane, per carità, negli ambiti propri, che alcune volte sono necessarie, specialmente quando la fede latita, d'accordo? Sono tutte quante cose belle, d'accordo? E a volte vuol dire giusto, ma il cuore del problema è solo questo, non ce ne sono altri. Quindi, perché? Perché la nostra anima, se non è all'unisono con la volontà divina da cui è stata creata, sta male. Non può non essere così, per forza. Quello che l'uomo, questo qui, non ci crede, non si piega a questa cosa, purtroppo. È bellissimo quello che dice la Madonna, che è molto serio. Io le prime volte che lessi queste pagine, poco più di un anno fa, io le ho presi molto sul serio. E sono questi. Quando l'ente supremo mi domandò il mio volere umano, io compresi il grave male che può fare la volontà umana nella creatura. I danni grossi, grave male. Come essa metta tutto in pericolo, anche le opere più belle del suo creatore. E è impressionante, no? Quello che dice di vitale orrore e paura di fare la mia volontà. Cioè, la Madonna è una leonessa numero uno, la Madonna c'ha paura di niente e di nessuno. La Madonna si è messa sotto i piedi tutto quanto l'inferno, e l'inferno scappa dinanzi alla Madonna. E guardate che Lucifero non è uno che scappa facilmente dinanzi a qualcuno, eh? Ecco, assolutamente. Una cosa, di una cosa, la Madonna c'ha non solo la paura, il terrore, l'orrore dei guai che posso combinare io, detti in altri, io. Appena io si muove, so guai, subito. Ma magari ci venisse pure a noi, dove stavo passando tutta la vita in ginocchio, ma venisse a me, questa è l'unica paura benedetta da Dio, l'unica. Che poi, diciamo, che una sua figlia minore è la paura e l'orrore del peccato, ma qua non ci sta, non è solo il peccato è la massima, diciamo così, espressione della volontà umana che si fronteggia con quella divina fino a sfidarla, ma anche nelle cose, come dire, indifferenti, tocca stare attenti, tocca stare, capito? Perché appena cominci a fare quello che vuoi tu, già cominciano i guai. Non saranno i guai devastanti del peccato grave, quindi non perdi la grazia, non te ne vai all'inferno, ma comunque sono guai. Piccoli, minori, ma sono guai. Sempre.
Cioè, io invito sempre, perché tutto il problema, non soltanto della spiritualità, ricordo, ma anche della vita cristiana in generale, è quando si crede alle cose che si ascolta. Io continuo a ripetere, signora, ma sto andato nella vita, perché io l'ho vissuto sulla mia vita, d'accordo? Quindi io so la differenza che c'è tra avere la fede, tanto per avercela, e i momenti in cui tu incontri la fede e capisci quello che è. Per grazia, certamente di Dio non ho nessun merito, d'accordo? Però io queste cose l'ho vissuto, è il motivo per cui sono diventato prete. Quindi ne parlo in continuazione, insisto su questa cosa in continuazione, perché quando non si smuove qualcosa dentro di noi, noi non ci crediamo. Il problema con cui non ci crede, non ci crede. E guardate che i praticanti non credenti, perché non stanno soltanto i credenti, non ci stanno soltanto i credenti non praticanti che sono, che fanno ridere le galline, d'accordo? Ma ci stanno i praticanti non credenti, pure quelli che vanno a messa tutti i giorni, capito? Neanche dicono, vado a messa tutti i giorni, non è detto che c'è la fede. Dico quattro rosari al giorno, non è detto che c'è la fede. Digiuno, non è detto che c'è la fede. Faccio penitenza, non è detto che c'è la fede. Non è detto. Non è detto. Ho rinunciato a tante cose per il Signore, non è detto che c'è la fede. Cioè, parlo con cognizione di causa, con l'esperienza che accumulo nel corso del tempo. Non è detto. Perché quando poi c'è sempre, come dire, Gesù quando parla, non parla a vanvera. Lui dice, loro non ci manca solo che ti metti lì al pubblico che Gesù parla a vanvera così bestemmi. È una frase retorica, Gesù non parla a vanvera, ha scoperto l'America. Sì, non è la scoperta dell'America, però bisogna essere attenti. Gesù non, se Gesù dice, si riconosce l'albero e i suoi frutti, non si raccolgono i fichi dai rovi e l'uva dalle spine. Quindi dai frutti che tu vedi in te e gli altri vedono in te, riconosci l'albero. Se l'albero è un albero piantato nella divina volontà e pieno di fede, i frutti che produce, abbiamo sentito chi stava a messa, cosa dice la sapienza attribuita alla Madonna? I miei frutti sono spettacolari, sono bellissimi, sono meravigliosi, d'accordo? Se questi non ci stanno, la vita non c'è, capite? Non c'è, non c'è. E allora perché non c'è? Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare continuamente nei confronti di noi stessi. Cioè, questa è una cosa, nessuno la può fare al posto nostro, capite? Nessuno. E anche quando in certi momenti della nostra esistenza, io ci sono passato non una volta sola, non voglio fare riferimenti, ma tante volte, a dire, oh, mettiti un attimo seduto, vediamo un attimo che sta succedendo, che vogliamo fare? E anche a volte con l'amara, diciamo, constatazione di non stiamo camminando bene, non sta andando bene. E tocca correggere, tocca rettificare, tocca cambiare rotta, tocca cambiare marcia, ma sono sbagliato. Guardate, questo è l'uomo, io penso, questa è una mia opinione personalissima, molti pensano che l'uomo è grande quando va dritto come un muro e non ferma nessuno, capito? Va. Io penso che un uomo che faccia così è un uomo stupido, non è un uomo grande, è un uomo stupido. Un uomo stupido, comincia sempre per essere, è un pozzo di superbia, perché quando vedi che le cose non funzionano, a tutti ti metti seduto e ti dici, ma siamo sicuri che continuiamo ad andare avanti, come dire, a testa bassa e a occhi velati, un panzer, siamo sicuri che non ci sta qualche cosa da correggere? Questo è fondamentale, questo qui. Cioè, queste cose che noi sentiamo non devono rimanere discorsi, mappa, che belle cose, la Madonna ha detto, che bello, cioè dobbiamo farlo canare dentro la nostra esistenza, perché fare la nostra volontà è una cosa molto concreta, capite? Molto concreta. E se tu fai sempre la tua volontà, la fede non c'è, non ci sta. L'adorazione del giorno scorso, chi c'era, chi l'ha sentita, mettete ogni impegno ad aggiungere alla fede la virtù, dice Gesù. Se la virtù non c'è, la fede non c'è. Sono legate queste due cose. Quindi se non c'è una vita santa, che
che produce frutti di santità, e come frutti di santità di cui la tua volontà, l'unità, quella divina. La fede non c'è, non ci credi veramente. Perché se tu c'hai orrore della volontà tua e entri in tutta quanta l'ottica di quello che significa la rinuncia al tuo giudizio, al tuo modo di vedere le cose, alle tue reazioni dinanzi alle situazioni, alla vista sempre umana, capite? Umano, 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 tutto, capite? Io ho trovato, adesso faccio una parentesi, negli scritti di Luisa veramente una fonte liberante e responsabilizzante. Cioè il discorso che questo discorso di mitigante, tu fa come ti pare, questa è la volontà divina, questa è la tua volontà, guarda e scegli. Vuoi continuare tutta la vita a continuare a fare, accomodati, d'accordo? Cioè quella che è la libertà umana di cui oggi tanto parlano tutti è una cosa realissima. L'inferno stesso è l'attestato dell'esistenza della volontà umana. Tanto Dio ce ne ha considerazione, come dire, e rispetto. Non c'è nessuna forma di obbligo, di cosa, è una cosa che te la devi decidere tu davanti a Dio. Cosa vuoi fare? La Madonna lo fece lui dal primo istante del suo concepimento, cioè voi capite, la Madonna non c'aveva libri, non c'aveva padre, non c'aveva nessuno, padre spirituale, non c'aveva nessuno, c'aveva la sua anima dinanzi a quella di Dio. Cioè, ha capito subito, dice, se comincia a fare della testa mia, come hanno fatto i nostri progenitori, ma voi rendete conto quello che sono persi da tempo, quello che hanno combinato. Cioè noi moriamo tutti quanti, cioè dobbiamo andare dentro al cimitero a causa di un peccato solo. Anche qui però, chi ci crede oggi più che se va al cimitero per il peccato della medema? Voglio proprio vedere, anche tra quelli che vanno a messa tutte le domeniche, se qualcuno li incontra per strada e dice, ma tu che credi tanto in Dio, come mai che esiste la morte, Dio non l'ha cancellata? Voglio vedere che gli rispondo. Ma questa è la rivelazione, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, ne fanno esperienza coloro che gli appartengono, Sapienza 2.24, se non ricordo male. Capitolo terzo della Genesi, perché hai fatto questo, ritornerai alla terra, perché tu polvere sei e polvere ritornerai, come tra un paio di settimane vivremo nel rito delle ceneri. Questa è la rivelazione. Ma qualcuno ci crede ancora? Punto interrogativo. La creatura con il suo volere umano continua, è tutta oscillazione, debolezza, incostanza e disordine. Ecco, qui a che punto stiamo? Potremmo stare fino a stasera a riflettere su queste cose qui. Oscillazioni, quindi capite? Chi sta nella divina volontà non oscilla, è stabile, fermo, non è debole, ma è forte nelle risoluzioni che si prendono, deciso, determinato, non è incostante, è costante, e non c'è disordine né interiore né esteriore, ma veramente in tutto, perché Dio è ordine supremo in tutto. Quello è una delle spie per comprendere quanto io questa la uso, la squadro persone, case, situazioni, perché siete subito, no? È una delle spie, non è l'unica. Tu guarda se una persona è ordinata in tutto, nell'esteriore, come si veste, come si muove, come si concia, come parla, quando parla, come cammina, eccetera, eccetera. Guarda come tiene la casa, già questo è qualcosa. Ma immaginate come era la Madonna. Io, cioè, c'è un sogno che ho, ma questo vorrà soddisfare almeno in paradiso, è di passare una giornata dalle mezzanotte fino alla mezzanotte seguente a fianco a una Madonna e starmela proprio con il mio occhio clinico squadrante a osservare ogni minimo dettaglio di quello che fa e di come fa. Me lo immagino, però insomma vederlo dal vivo sarebbe un'altra cosa. Era una perfezione assoluta, assoluta. Pure come giri la
la metto alla finestra, cioè, come lo giri, come fai le cose, insomma, no? Cioè, immaginate come operava la Madonna, solerte, sollecita, uno sta a fare qualcosa, ma sempre, come dire, maestosa, regale, capite? Non era che non era una quella che per fare una cosa mette una settimana che ti fa venire il latte, diceva qualcuno, però non la fretta, non l'agitazione, non la concitazione di chi opera, come dire, nervosamente, frettolosamente, disordinatamente, non esiste proprio. Tanto per fare un esempio, perché la vita nella divina volontà, la santità coinvolge tutta la persona umana. Se ci sono delle aree in cui ancora non funziona, non funziona. Io questo lo dico nel senso, cioè, supponiamo, faccio un altro esempio sciocco. Tu sali in macchina e c'hai il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Quando sei in macchina non ti capisci più niente. Se sei davanti alla lumaca, comincia una spraita. Non stai mai di una volta, perché tu stai in macchina nel divino volere. E se c'è una lumaca davanti, questo non è. Sorrido pure io, cioè la divina volontà ti mette la lumaca davanti, perché tu in quel momento ti stai zitto e ti umili dietro una lumaca, facendo gli atti di pazienza e unendo della volontà di te. Arrivo tardi all'appuntamento, non è colpa mia, non lo posso ammazzare la lumaca che sta davanti. Se gli dico 400 accidenti, faccio un sacco di peccati, non è che comincia a muovere, capito? Finito. Capito? Cioè, questa è la divina volontà. Sì, questa è la divina volontà. Proprio questa è la divina volontà. D'accordo? Questa. Le piccole cose del cielo, non viviamo le grandi. Crocifissi come nostro Signore, se qualcuno ha questo santo desiderio, lo esprima, magari, come se mettere stessero in croce, nudo come te, a morire di dolore. Ma, non a tutti capita questo, ma di vivere la vita quotidiana, questo capita a tutti quanti, questo. Vedi, a tutti, quella calma continua, quella pacatezza continua, quella gioia continua, questo era Maria Santissima. Non dobbiamo pensare, per questo che dici, la divina volontà, ogni tanto dicevo qualche mail, dici, ma io sono un poveraccio, sono sposato, ho i figli, ho il lavoro, non posso vivere la divina volontà. E perché? Non puoi vivere la divina volontà. Fai il marito, fai il padre, lavori e preghi. Che? La divina volontà è la santificazione facendo quello che Dio vuole da te. Certo, lavorerai in un certo stile, lavorerai in un certo modo, farai il marito in un certo modo, farai il padre in un certo modo, certamente. In modo divino, non in modo umano, ma quello fai. Cioè, la divina volontà non è fare qualcosa di strano, ma è fare tutto in modo divino, unito a Dio, come Dio vuole. Come Gesù e la Madonna lo farebbero. Qualche piccola ulteriore suggestione. Attenzione, con non dare attenzione a una cosa molto importante, l'ultima, che forse è bene spiegare. Attenzione, Dio nel creare, attenzione, l'aveva creata unita come in natura con la sua divina volontà. Ricordate dietro tutta quando Prassica diceva, non so se mi rendo conto di quello che dico, nel crearla, ripeto, l'aveva creata unita come in natura con la volontà di vita divina. Sapete che significa? Significa che usciva naturale all'uomo agire in quel modo, naturale, così come adesso viene naturale agire in maniera disastrosa. Quindi il peccato originale, questa cesura, è stato veramente un disastro, perché è stato un taglio netto, quindi una separazione, una sorta di... è come quello di tagliare un arto, come in natura. E che significa? Che unitamente a questa unione così profonda da essere quasi naturale, si ricevevano tutti i beni da Dio creati nella creazione e i diritti, avevamo dei diritti divini nei confronti di tutti. Dicevo per quel dia, ragazzi, del catechismo, a te sembra normale, ci dobbiamo pensare,
che se io me ne vado in Africa dentro la foresta e mi viene vicino un leone che si mangia a me, ma come si permette di non mangiarsi a me? Il leone è meno di me, il leone è un animale cagionevole, non c'ha ragione, non c'ha. E perché si dica al leone zitto e mosca, non mi mangia, dice beata a te, buon appetito, come si mangia? Com'è? Come mai? Quelli che hanno paura dei terremoti, delle alluvioni, delle catastrofi naturali, cioè, gli uomini fanno gli studi, per carità, ben vengano i sismologi, ci stanno le applicazioni che vanno in giro sui telefonini, che ti dicono tutte le scosse del terremoto, così tu che te ne dica a fare, se ti arriva una volta sei morto, è finito il discorso, no? Cioè, studiano i movimenti della terra, va bene tutto quanto. Ma il fatto che io devo dire a Giacappà che se mi salvo la terra sotto i piedi mi casca troppo in testa morto, in questa situazione, come dire, di precarietà ontologica, questi giorni ci sta brutto tempo, che arriva l'alluvione, che arriva lo tsunami, che arriva una cosa, tutto roba del genere qui. Guardate, queste cose qui non sarebbero esistite, queste cose qui. Non esiste proprio. Perché se io ho la mia volontà unita a quella divina e dico fermati solo, come disse Gesù, il sole si ferma, e allora sta zitto, perché la pioggia, il sole, la terra sono meno di me, sono cose che Dio avrebbe creato, anzi ha creato al mio servizio e sotto il mio dominio, e queste cose sotto il nostro dominio non ci stanno più. Ci dobbiamo difendere, dobbiamo fare case antisismiche, dobbiamo fare, stare attenti che quando c'erano le alluvioni cominciano le indagini, le cose, gli argini del fiume, le amministrazioni hanno fatto la strada bene, cioè dobbiamo stare, siamo sotto trincea, dobbiamo difenderci dal creato stesso. Se uno ci pensa, queste cose sono completamente assurde, e lo sono, facciamo motivo. Col non dar vita alla volontà divina della nostra si respingono i beni ricevuti da Dio nella creazione, si respingono, e se tu li respingi quelli ti ritornano contro, e si perdono i diritti ricevuti in natura nell'atto in cui fummo creati. Non c'è più diritto a niente se non che a miserie, sofferenze, malattie, morte, invece una vita di inferno come tu hai voluto che fosse. Attenzione, come tu hai voluto che fosse, se la vogliamo noi questa qui. La gente bestemmia se la prende con Dio, ma ce la vogliamo noi questa roba qui. E basta. Quindi la Madonna, illuminata dallo Spirito Santo, avendo capito tutte queste cose, potete immaginare bene cosa ha fatto. Allora ha detto, guarda, facciamo una cosa, io prendo la mia volontà e te la leggo ai piedi del tuo trono, la proprio leggo. Non la voglio neanche conoscere. Voi capite? Dice, ma adesso lo faccio pure io, come metto il ginocchio e leggo la mia volontà al trono di Dio, cioè. Allora, e giurando, attenzione, dice, perché noi vorremmo che tutto quanto fosse facile. Allora, cambio posto, vado a visitare la cappella del Santissimo Sacramento. Metto il ginocchio e dico, Signore, leggo la mia volontà alla tua, quindi da oggi in poi farò soltanto la tua volontà. Provate, se funziona, faccio pure io, non funziona. Nel senso che questo gesto bisogna certamente farlo, e non farlo a chiacchiere, farlo dopo discreta ponderazione, ma dopo aver legato i piedi del trono divino in omaggio e continua vuole di sacrificio, giurai di non servirmi mai neanche per un istante della mia volontà. E questa è un'operazione che devi fare tu, capito? E non c'è proprio sempre il tuo parlante vicino. Nella tua vita, nelle tue cose, nelle tue situazioni, come reagisci? Punto interrogativo. Ecco. Concludiamo. Il Dio aspettava la mia prova, cioè un'anima che vivesse senza volontà, per aggiustare le partite del genere umano e per atteggiarsi a clemenza e misericordia. Poi noi sappiamo che la Madonna ha anticipato nostro Signore Gesù Cristo, perché la Madonna storicamente è comparsa sul pianeta Terra cronologicamente prima di nostro Signore, perché quando l'ha concepito aveva 14-15 anni. Quindi è stata la prima creatura in assoluto e membro puro della razza umana, perché Gesù ha avuto la sua umanità
presa dalla nostra, che era un'umanità vera e quindi ha avuto dei meriti infiniti, non era un'umanità apparente, quindi pur essendo unita alla persona del Verbo, Gesù aveva una volontà libera, un intelletto umano che ha in tutto unito e sottomesso a quello divino, d'accordo? Però di per sé non esiste una persona umana di Gesù, ma esiste la persona divina del Verbo fatto uomo. L'unica esponente, diciamo, pura della razza umana ad aver fatto questa cosa con perfezione assoluta è stata la Madonna. Sappiamo che dopo di lei, e soprattutto dopo Luisa, chiunque voglia cominciare a vivere questa vita, se vuole, lo può fare. Non è certamente un'operazione, come dire, facile, ma è un'operazione semplice, non facile. Già altre volte c'è la differenza che c'è tra la facilità e la semplicità. La semplicità è una prerogativa divina, cioè risoluzione ferma e vita conseguente a quella risoluzione che hai fatto, tutto per tutto. Semplicissimo. La facilità invece è qualcosa che attiene appunto alla possibilità e allo sforzo richiesto nel fare una cosa. Lo sforzo richiesto in questa cosa è enorme, il sacrificio richiesto è più grande che possa esistere. Ecco perché oggi, primo sabato del mese, la devozione alla Madonna insegnata da San Luigi Monfort prepara questa cosa. Quando San Luigi spiega, non capisce quasi nessuno, il senso della consacrazione totus tus, dove si cede alla Madonna il valore delle tutte le buone opere, lui spiega questo sacrificio non è stato richiesto fino ad oggi da nessuno e non c'è neanche gli istituti religiosi più severi chiedono un sacrificio di questo genere, perché ti chiedono di moltiplicare l'umiltà con l'obbedienza, di rinunciare ai soldi con la povertà, di rinunciare al matrimonio, alla vita sessuale con la castità, ma non di dare tutti i meriti delle tue buone opere presenti, passate e future alla Madonna e di vivere e di fare tutte le cose con Maria, per Maria, per mezzo di Maria e Maria. Questo non c'è. E sforzarsi di non fare in nulla la nostra volontà, quindi imparando anche piano piano a discernere l'operazione semplice, ma laboriosa, che richiede molta attenzione, molta risoluzione, molto impegno e molto sacrificio, ma ripaga con la felicità già su questa terra e, come sappiamo, con una santità a prova di bomba atomica e che eleverà ad un altissimo grado di gloria in paradiso. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.